Ben trovati per questo webinar sulla rigenerazione urbana e territoriale promossa da Fondazione Cogeme Onlus in collaborazione con altre realtà del territorio, tra le quali l'Associazione Terra della Franciacorta e Fondazione Franciacorta. Diamo la parola per i saluti istituzionali, per questo veloce giro di saluti, al professor Gabriele Archetti, che è presidente della Fondazione Cogeme. Grazie Presidente Baffelli, buonasera a tutti, grazie della disponibilità che mostrate sempre agli inviti di fondazione. Sono contento di questa iniziativa perché, diciamo, anche in questa occasione penso di poter dire che l'impegno di fondazione è un impegno che va nella direzione dell'aiutare a riflettere le istituzioni su un tema delicato, importante come quello della rigenerazione urbana. Non ho titoli particolari per parlare di un tema così significativo e per il quale ci sono figure, penso al Rettore Tirano, a tutti i professionisti che sono presenti, che parleranno ovviamente nella maniera più adeguata di me, ma anche l'estensore della legge, consigliere Barucco, che avrà modo di parlarne. So che è stato oggetto di qualche discussione, ritengo tuttavia di dare un piccolo, come dire, quadro più generale che è più vicino alle mie corde, quindi lascerò poi il lavoro alle persone più preparate di me. Dico solo questo, è la riflessione che facciamo, che abbiamo voluto patrocinare come fondazione, muove dal PTRA della Franciacorta. E dall'idea che il tentativo di ridare un'identità a delle realtà che possono essere perdute o sono un problema all'interno delle nostre comunità non riguarda solo la città, ma riguarda tutto il territorio. Faccio due o tre esempi. Se noi pensiamo, per dire che si tratta di una questione che noi oggi la poniamo come una questione importante legata alla sostenibilità e anche una progettazione di presenza delle persone all'interno dei territori, ma che in realtà è, come dire, su di essa si discute da sempre. Se noi teniamo conto che come dire, il circuito delle mura uraliane di Roma è qualcosa come quasi 20 chilometri, tra i 18 e i 19 chilometri, e che questo fu eretto nel III secolo a.C. per un'area all'interno di circa 14 chilometri quadrati, e questo è il centro storico di Roma. Immaginate quello che succede quando Roma nel primo secolo, oppure dalla Roma Augustea, ha più di 1 milione di abitanti e poi la Roma papale nel corso del Medioevo scende a 30, 40, 50 mila abitanti. Qual è la differenza di quest'area amplissima e quali problemi enormi ha avuto di riqualificazione al suo interno? Quindi vuol dire che questo tema ha accompagnato la vita delle città e dei territori da sempre. Ma veniamo a una riflessione più semplice. Se noi pensiamo alla città di Brescia, alla fine del XIII secolo, con il governo di Berardo Maggi, c'è cioè l'ultimo grande tentativo di allargare, di far crescere la città. E si fa quell'ampia cerchia di mura che corrisponde grosso modo al ring attuale, le mura oggi non ci sono più, ma si pensava che nel giro di pochi decenni sarebbe stata riempita tutta quella città. Beh, per riempire la parte progettata alla fine del XIII secolo bisognerà aspettare dopo l'Unità d'Italia e quell'area si riempirà soltanto tra 8 e 900. C'è anche un altro esempio molto significativo che avviene nei medesimi anni, cioè alla fine del XIII secolo. C'è una struttura che è vicina alla città, che è vicina al centro della città, che è il monastero di San Cosimo Damiano, un monastero femminile, che il vescovo Berardo Maggi, che in quel momento è oltre che vescovo della città e anche governatore della città, a un certo momento decide una cosa molto importante, di trasferire quel monastero dotandolo di una serie di elementi importanti, cioè di poter dilatare le mura, di aiutarlo a costruire la chiesa, qualcosa un po' che è vicino ad alcune idee che stanno all'interno della legge, e andando a qualificare un'area verso la quale le mura si erano allargate. Viene spostato il monastero in quella zona dei Campi Bassi, che attualmente corrisponde a dove c'è la Fondazione Micheletti e la Cavallerizza, che in quel momento era non disabitata, ma era zona di forte urbanizzazione. Intorno a Santa Giulia, tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, viene edificata tutta la città veicolata grazie all'impegno delle monache. Questo per dire una cosa molto semplice, che la riflessione delle persone all'interno delle città o dei luoghi abitati ha sempre comportato questa riflessione. Tra 8 e 900 c'è una ridefinizione della città
che è molto simile al problema o alla preoccupazione che ci poniamo oggi, anche se le loro prospettive ideologiche erano molto diverse dalle nostre, che consentirà, ad esempio a Brescia, ma riguarda tutta l'Italia, di acquisire quegli elementi caratterizzanti profondamente medievali che ci consente di leggere la città attraverso una serie di presenze di archi, di archetti, di guglie, che sono una proiezione, una costruzione molto interessante che avviene tra 8 e 900. Ora, tutto questo per dire una cosa molto semplice, che la riflessione delle persone sul luogo dove abitano è una riflessione che, quando viene fatta in maniera così articolata, permette a queste persone di progettare quello che è il loro futuro. Quindi la riflessione che la Fondazione fa attraverso dei professionisti, attraverso delle persone che sono molto qualificate da questo punto di vista, attraverso degli strumenti normativi, sta ad indicare delle comunità che molto positivamente stanno cercando di capire come quegli spazi che vanno recuperati o possono essere recuperati in maniera virtuosa possono avere una vita nuova, e questo è molto significativo dal punto di vista della riflessione. Quindi io sono molto contento, e se rimaniamo all'idea tra 8-900esca, possiamo dire che quelle riflessioni ideologiche che hanno consentito di ricostruire su alcune basi di riflessione antica l'unità del paese attraverso il modello, ad esempio, longobardo medievale, tutto questo ci permette oggi di recuperare o di leggere dei monumenti trasformati nel corso del tempo, ma significativi ancora per la nostra attualità. E la riflessione che si fa oggi è una riflessione che può aiutare la progettazione di un territorio e di una città, senza la quale è chiaro che il nostro futuro è senz'altro meno ricco. Quindi sono grato alle presenze che sono, tutti quelli che sono che interverranno oggi. Ringrazio il sindaco Pasini perché attraverso il Terra della Franciacorta, un'area molto ampia partecipa. Sono grato al consigliere Barucco per quanto ci dirà, sono grato poi ai professionisti, in particolare al rettore, perché ci aiuteranno a essere concreti da questo punto di vista, e sono grato anche a Adriano Baffelli, che ha messo a disposizione la sua competenza per aiutarci a farlo. Quindi buon lavoro. Io vi chiedo scusa, verso tra un'oretta dovrò lasciarvi, perché ogni tanto devo fare lezione anch'io, e quindi andrò a fare lezione. Però seguirò con molta attenzione questo dibattito, che ancora una volta permette a Fondazione di essere, diciamo, sui temi che contano, a volte che scottano, ma la nostra riflessione va al di là della dimensione di qualcosa che scotta o meno. D'accordo? Quindi buon lavoro, e grazie a voi della presenza. Grazie Presidente Archetti, è stato citato il Rettore, colgo quindi l'occasione per ricordare altre collaborazioni che hanno consentito la realizzazione di questo incontro, fra questi appunto l'Università Statale di Brescia, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, ANCE Brescia, Cogeme S.P.A. e Acque Bresciane. E oltre al patrocinio ricordato prima di Terra della Franciacorta e di Fondazione Franciacorta, ricordiamo con piacere anche il patrocinio degli ordini professionali, l'ordine degli ingegneri e quello degli architetti, che poi avremo occasione anche di sentire. La parola al presidente di Terra della Franciacorta, nonché sindaco di Passirano, Francesco Pasini in Verardi, al quale chiederei, quasi scontato, ma come vede l'applicazione di questa legge sul nostro territorio, in specifico quale valenza può avere per la Franciacorta questo provvedimento legislativo? Sì, grazie a tutti. Mi sentite? Benissimo, sì. Grazie agli organizzatori di questa iniziativa. Ricordo che l'anno scorso, pare luglio, forse settembre, avevo organizzato proprio per i colleghi sindaci della Franciacorta un'iniziativa per un primo approccio, diciamo, a questa normativa. A dire vero, non ebbe seguito poi quell'incontro, quantomeno in termini di condivisione, quindi grazie per questo incontro, perché soprattutto per la Franciacorta fa molto bene. Fa molto bene in vista e alla luce proprio di quello che si diceva prima, anche della presenza di uno strumento urbanistico comune che è il PTRA, che è fondamentalmente un sogno, un desiderio, quello di costruire appunto insieme un futuro comune con delle regole comuni, regole che sono propedeutiche ad un vissuto, ad un abitato comune. Io penso che anche questa normativa
ci dia proprio l'idea anche della complessità, della stratificazione normativa con la quale ci troviamo tutti i giorni a lavorare. Il fatto stesso che una parte di norma sia stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale dimostra anche la difficoltà spesso, ma di questo lo sanno meglio sicuramente le persone più autorevoli di me che ogni giorno si trovano appunto a lavorare con queste normative, la difficoltà spesso in Italia di intrecciare armoniosamente fra di loro quelle che sono da una parte legge statale, regionale, nel nostro caso norme provinciali, PTRA della Franciacorta e poi ovviamente la pianificazione comunale, perché il comune deve rimanere appunto il padrone comunque della propria pianificazione. Penso che, così per rispondere appunto anche alla domanda che veniva posta, quindi la domanda è anche quale forma, quali possibili modalità di governo del territorio, quali sono gli strumenti che oggi hanno in mano i comuni per governare il proprio territorio. Quando abbiamo fatto quella riunione con Terra della Franciacorta, ancora, come dire, era un po' un magma, non sapevamo ancora bene come affrontare, e penso che proprio anche nella stessa Franciacorta si sia agito comunque con modalità differenti. Sicuramente, e non c'è dubbio, che la legge abbia proprio una portata buona e positiva, cioè la finalità è sicuramente calza a pennello anche al tema e all'ambito Franciacorta. Anche nel PTRA sappiamo sono indicati degli ambiti di rigenerazione, la riqualificazione dell'esistente è un punto chiave del PTRA della Franciacorta, perché per, come dire, bloccare la cementificazione bisogna appunto recuperare quello che c'è. Quello che a mio avviso deve essere ancora sviscerato, e lascerò però per questo la parola a chi ne sa più di me, per capire appieno la portata positiva e buona di questa norma, è com'è che riusciamo a calare questa normativa nel tessuto, io parlo della Franciacorta perché la intendo come area assolutamente di pregio, e quindi a conciliare la rigenerazione urbana con la normativa che concede particolari deroghe ai volumi, alle altezze, eccetera, e quindi che potrebbe portare magari apparentemente anche a delle soluzioni che mal si conciliano con il tessuto franciacortino. E quindi io mi riferisco solo dal punto di vista, proprio urbanistico, e non parlo perché mi interessa poco il tema relativo agli oneri, anche se questo tocca i comuni, perché sappiamo che purtroppo i comuni intanto possono fare opere per garantire servizi, opere pubbliche, in quanto hanno entrate e sono solo entrate da oneri di urbanizzazione. Quindi ecco il tema vero di questa normativa è com'è che possiamo conciliare questo tipo di rigenerazione che viene appunto incentivato attraverso alcune deroghe con una qualità del costruito che deve essere comunque garantita in tutti i territori. Ecco, non so se per la Franciacorta, in modo particolare per quest'area, avendo costruito appunto un PTRA, in qualche modo possiamo invocare o un'applicazione particolare di queste norme, quindi escludendo l'applicazione appunto delle deroghe per certi territori, dove riteniamo che lì l'applicazione della deroga possa portare magari ad una conurbazione non omogenea, non coerente col costruito, oppure se magari la Franciacorta abbia bisogno, di un rafforzamento del PTRA in termini di una maggiore cogenza. Chiudo solo con una nota che vuole essere più da sindaco, quindi che ha poco a che vedere con l'impianto normativo di questa legge, che ripeto a mio avviso ha una buona finalità, e quindi la difficoltà magari sta proprio nel conciliare appunto le norme regionali con le delibere appunto comunali di applicazione. Noi l'anno scorso abbiamo vissuto fondamentalmente noi sindaci solo ed esclusivamente le vicissitudini negative del coronavirus.
Io ricordo che per studiare appunto questa legge abbiamo dedicato parecchio tempo, perché giustamente queste leggi meritano effettivamente un giusto approfondimento. Io, due impiegati dell'ufficio tecnico, l'estensore del PGT e altri amici. Eravamo in un gruppo di 5-6 persone, ci siamo dedicati appunto allo studio e all'approfondimento per cercare di capire come questa legge potesse calarsi nel territorio del mio paese di Passirano. Buona la legge. Forse il 2020 non è stato l'anno giusto per la pubblicazione. Ho apprezzato infatti il fatto che siano stati appunto rinviati poi alcuni provvedimenti. Questo l'ho trovato assolutamente intelligente, perché nel 2020, dico per me, e non so se i colleghi sindaci possono confermare, non potevamo alzare gli occhi dall'emergenza coronavirus. Questa norma, questa legge regionale, per quanto mi riguarda, ci ha assorbito parecchio tempo. Quindi, a mio avviso, ecco, forse era opportuno attendere ancora un poco prima dell'entrata in vigore, perché questa legge merita effettivamente una buona lettura per una buona e corretta applicazione. Magari lascio poi al seguito qualche altra considerazione. Ringrazio tutti, perché la cifra significativa di questo incontro è proprio la volontà, e quindi ringrazio gli organizzatori, Fondazione Cogeme, Fondazione Franciacorta. Lo spirito è quello di fare comunque sinergia e di mettere appunto sul tavolo quelle che sono le impressioni di tutti, che è poi lo spirito di Terra della Franciacorta. Insomma, ci siamo noi avviati negli ultimi anni, ovviamente il 2020, inutile ripeterlo, ci ha completamente bloccato. Stiamo un po' ripartendo con un progetto importante che riguarda la mobilità sostenibile, e a breve firmeremo appunto un accordo con l'Università di Brescia. Anche questo sicuramente può essere un progetto che apporta valore a questo territorio. Grazie quindi. Pasini Verardi, mi spiace, non voglio toglierti la parola, ma il tempo è davvero contingentato, visto la numerosità poi di interventi, e ci sarà modo in coda di riprendere questi interessanti argomenti. Adesso devo chiedere una sorta di miracolo al consigliere Gabriele Barucco, che nel breve tempo di un saluto, lui che è stato il relatore di questa legge, quindi la conosce senz'altro più di tutti noi, se riesce a darci qualche elemento chiave. Non mi soffermerei sul ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, su questa polemica che peraltro, ricordiamo, riguarda solo l'articolo 40, riguarda solo uno specifico articolo, la legge continua ad essere pienamente operativa ed in vigore. Chiederei a Gabriele, al consigliere Barucco, se è vero che in qualche maniera ci sono anche delle derivazioni positive rispetto a questa legge. Mi riferisco al bando Rigenerazione Urbana, proprio per comuni che si attagliano molto bene alle caratteristiche della Franciacorta, e il bando per i borghi storici. Grazie Adriano, grazie a Fondazione Cogeme per aver organizzato questo bel momento. Un saluto a tutti, complimenti anche per il panel dei relatori, perché non è semplice trovare relatori così qualificati. Io in 3 minuti cerco di dare tutte le risposte anche alle sollecitazioni che sono arrivate. Innanzitutto la legge parte perché c'è un problema sociale. Se noi in ambito lombardo guardiamo i numeri, questi numeri ci dicono che la Lombardia ha 5.000 ettari di aree dismesse, che la Lombardia ha 900 siti da bonificare. In Regione Lombardia non sappiamo quanti immobili abbandonati abbiamo. Questo è un problema. Quindi per partire e legiferare bisogna vedere qual è il problema. Questa qua è una legge che comunque va incontro allo spirito della legge 31, che chiedeva, che aveva gli obiettivi, quello della limitazione del consumo del suolo. Io credo che da questo punto di vista possiamo essere tutti d'accordo. Il nostro obiettivo è andare a risanare tutti quei patrimoni degradati che stanno deturpando i nostri paesi e stanno provocando dei gravissimi problemi, anche di insicurezza. I nostri sindaci sanno di cosa stiamo parlando. È una legge che ha creato un grandissimo interesse, perché lo spirito deve essere
quello di andare ad abbellire i nostri paesi, e il 40 bis dà forza a questa legge, perché le premialità che il 40 bis va a dare a chi va a recuperare immobili abbandonati da almeno 5 anni. Almeno 5 anni, possono essere 10, possono essere 20, possono essere 30 anni. Chi va a recuperare questi immobili ha diritto delle premialità. Ma noi abbiamo tantissimi casi di immobili abbandonati da 20-30 anni che non sarebbero mai stati rigenerati se non ci fossero state queste premialità. Dobbiamo essere molto chiari nel dire che non è una legge che toglie soldi ai comuni, è una legge che permette anche ai comuni di poter andare a risanare queste opere degradate. Se non ci fosse stata la legge, non ci sarebbe stato il bando che in questi giorni che scade il 12 marzo, che va a dare 100 milioni di euro, va a dare la possibilità ai comuni di presentare dei progetti per risanare i propri edifici pubblici. E devo dire che questa legge, oltre a suscitare un grandissimo interesse, lo sanno i sindaci, perché magari non tutti, però nelle grandi città c'è tantissimo interesse sul recupero di questi immobili che stanno deturpando anche la visione estetica delle nostre città. Dà la possibilità al 40 bis, rispondo anche alla sollecitazione di Pasini, alle amministrazioni con meno di 20.000 abitanti, di poter escludere delle zone e di poter escludere determinati immobili e di non andare incontro a determinate deroghe, perché abbiamo pensato che le realtà più piccole potevano avere le problematiche di cui stiamo parlando. Faccio però anche una premessa: questa legge non è stata impugnata, il governo non l'ha impugnata. La legge è stata licenziata dal Consiglio il 12 novembre del 2019, il governo Conte non aveva mandato questa legge al TAR perché l'ha considerata costituzionale. Alla Corte Costituzionale, scusate. Il ricorso del TAR riguarda una diatriba tra il Comune di Milano e degli investitori che hanno portato la questione al TAR. Noi crediamo che lo spirito deve essere quello che ci ha accompagnato alla formazione di questa legge, la condivisione che c'è stata con ANCI, la condivisione che c'è stata con le associazioni di categoria, la condivisione che c'è stata con tutti gli stakeholder. C'è da cambiare qualche pezzettino normativo del 40 bis, magari lo si può anche cambiare, non deve cambiare però lo spirito di una legge che è coraggiosa. Bisogna avere coraggio per cambiare le cose, e credo che non si possa imputare a Regione Lombardia di dire che toglie soldi ai comuni, perché nell'ultimo anno credo che Regione abbia dimostrato di essere vicino ai comuni dal punto di vista economico, perlomeno con la legge 9. Questa però è una legge che prima dello scoppio della pandemia era considerata la legge più importante di questa legislatura, perché ha avuto coraggio. Ci sarà da cambiare qualcosa, siamo pronti a riportare avanti questo discorso collaborativo, però i principi che rendono questa legge speciale, attrattiva ed attraente non possono cambiare, perché saranno questi principi che permetteranno a immobili dismessi e degradati da 5, 20, 30 anni di poter ritornare alla vita e di poter ritornare a rendere belle le nostre città. Detto questo, dopo abbiamo Sergio Perdiceni che si addentrerà negli aspetti tecnici, ha seguito la legge come poche altre persone, che quindi darà tutte le risposte tecniche del caso. Dal mio punto di vista, io sono franciacortino, nasco a Paderno, Franciacorta, quindi conosco bene la realtà territoriale. Questa legge è un'opportunità soprattutto per la Franciacorta e soprattutto per i nostri territori. Grazie. Grazie al consigliere Gabriele Barucco anche per essere riuscito a contenere i tempi. Ahinoi, il tempo a disposizione è davvero limitato rispetto alla numerosità degli interventi, quindi darei subito la parola, iniziando così la tavola rotonda, al magnifico rettore dell'Università Statale di Brescia, Maurizio Tira, che peraltro è un urbanista, è uno degli estensori, dei registi del PTRA, ben conosce il territorio, ma in specifico chiederei, tra le cose che ci consegnerà, le riflessioni che ci consegnerà in questo giro, se c'è anche un collegamento con l'acquisizione di valore dei terreni e cosa questo comporta nella dinamica del rapporto privato-amministrazione pubblica.
Grazie. Come facciamo con i tempi, giusto per non... Io direi, se siamo tutti d'accordo, cioè, ci sono due macro scelte. La prima è che grosso modo avete 7-8 minuti ciascuno, e con un giro solo. La seconda è un po' più dinamica, che se vi accontentate di 4-5 minuti possiamo fare anche due giri. Va bene, grazie. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, saluto i presidenti e il consigliere per questa ulteriore opportunità di riflessione su un tema chiaramente centrale. Io vorrei esordire con un'affermazione quasi banale, nel senso che il tema della rigenerazione è talmente importante, se ne sta parlando da talmente tanti anni, che è evidente che bisogna sbloccare questo meccanismo bloccato per molti motivi, uno dei quali è quello economico, adesso ci tornerò fra un attimo, e in qualche modo bisogna provarci. Sono d'accordo anche con il consigliere Barucco, ci vuole anche del coraggio, perché se utilizziamo le categorie normative che abbiamo sempre utilizzato, che sono state scritte non quando è caduto l'impero romano e la Roma si è ridotta a 50.000 abitanti, ma dal punto di vista di come è cambiato il mondo comunque troppo tempo fa, perché si radicano in un passato che non esiste più da tanto tempo, quando le città erano in crescita. Noi sappiamo che, se guardiamo la fotografia aerea dall'alto, fino alla Seconda Guerra Mondiale la maggior parte dei piccoli centri erano grandi più o meno come nel Medioevo, e poi dopo hanno cominciato a crescere. Ecco, la nostra legge fondamentale dello Stato è del 42, il decreto 1444 del 68, tutto quello che è successo, con cui oggi abbiamo a che fare nelle città, è grosso modo venuto dopo. Per cui affrontare la rigenerazione con gli stessi strumenti, non parlo solo di norma, ma anche proprio la stessa cassetta degli attrezzi, è quasi impossibile. La seconda osservazione riguarda appunto i valori economici in gioco. È chiaro che ci sono il tema fondamentale della costruzione della città e della città pubblica è come le trasformazioni private contribuiscono a creare quel patrimonio di servizi, di aree pubbliche, che fanno sì che le città siano città, perché se uno ha bisogno solo di casa sua è in territorio rurale, è fatto così. Nel territorio rurale non abbiamo il problema dei servizi, nella città la città esiste, anzi le città sono nate intorno a degli attrattori che erano tradizionalmente dei servizi. Quindi come si fa a realizzarli e oggi soprattutto a mantenerli? Lo diceva prima anche il sindaco, si fa con gli oneri prevalentemente, non soltanto ma prevalentemente. Ma anche qui io sono convinto che la rigenerazione e le emergenze che oggi abbiamo non sono quelle del 68, perché fra l'altro in Lombardia, come sappiamo, con la legge del 75 e con gli standard a 26,5 metri quadrati abitante, abbiamo in generale sulla carta, perché non è che siano sempre fruibili, una dotazione di servizi che è maggiore di quella di oggi, che siamo ritornati al minimo di 18 metri quadrati d'abitante. Non è lo stesso in tutte le latitudini del nostro paese, ci sono regioni dove non si può recedere da un minimo di servizi pubblici a pena della qualità della vita, ma io credo che alle nostre latitudini oggi i problemi siano molto più articolati. Se una trasformazione consente di realizzare anche dei servizi immateriali, che peraltro la Regione Lombardia ha introdotto già da molti anni, se la rigenerazione consente dei risparmi energetici, miglioramento qualità dei suoli, bonifiche, che sono dei danni permanenti se rimangono non risolti, tutto questo deve entrare nel conto di quelli che in maniera troppo meccanica ancora noi facciamo col decreto ministeriale 1444 del 68. Ho letto la sentenza e lo evoca proprio questo decreto, perché dice andiamo contro questo decreto. Io, le sentenze si leggono e si discutono ma non si obietta. Però forse dovremmo ripensare se quel decreto ha ancora senso come è stato scritto nel 68. Se un'attività di rigenerazione oggi garantisce una bonifica di un terreno, per esempio, io credo che non si debba più chiedere niente all'operatore privato, non gli si devono chiedere 18 metri quadrati abitante magari monetizzati, perché quello ha speso già molto di più di quello che normalmente avrebbe dato al comune col metodo del decreto ministeriale del 68, che da quello che so io, ma non è che sappia tante cose, non mi pare esista in nessun altro paese al mondo.
quel decreto, quella modalità di calcolare gli oneri. L'altro punto che vorrei affrontare è quello però dell'importanza della progettazione. Io sono un ingegnere ambientale, per chi ha una formazione in architettura e in ingegneria, che poi sono quelli che in Italia agiscono sull'urbanistica, non è così in tutti i paesi, ma in Italia è prevalentemente così, e la formazione quindi di tipo progettuale, noi dobbiamo continuamente cercare di incastrare un buon progetto in una norma che continua a cambiare. E è un po' frustrante, lo dico sinceramente, perché le città di cui parlava il presidente Archetti, la Roma piuttosto che le città del Rinascimento, del Medioevo, non sono nate applicando una buona norma, ma neanche l'espansione medievale di Brescia, sono nate sulla base di esigenze, capacità di rispondere alle esigenze tecniche anche, naturalmente, capacità progettuali. E ancora ne godiamo, perché noi quando andiamo in una città, andiamo in quelle parti lì di città, non andiamo mica nelle periferie. Le periferie, necessarie per carità, sono nate applicando le norme. Ma noi andiamo tutti a vedere quelle città nate e trasformatisi senza avere le norme. Io non sto dicendo che non bisogna avere le norme, per favore non fraintendetemi, soprattutto perché è registrato, ma sto dicendo che bisogna recuperare la dimensione progettuale, che è fondamentale come in tutte le altre discipline tecniche. Quindi se si fa un buon progetto bisogna riconoscerlo e lasciare fare un buon progetto. Quando dico buono, dico che è buono da tutti i punti di vista, anche per il contributo che dà la città pubblica. Non esiste un buon progetto in maniera egoistica solo perché consente un guadagno all'operatore. Quello non è un buon progetto. Un buon progetto è quello che garantisce la costruzione della città pubblica. Ma la dimensione progettuale, guardate che è fondamentale. E anche qui il nostro paese tante volte non ha coraggio. In tanti altri paesi prima si sperimentano delle soluzioni e poi si adeguano le norme, che spesso sono norme tecniche e quindi più facili da cambiare, alla realtà. Poi anche in Italia, no, spesso poi invochiamo il modello Genova, o prima c'è il modello normalmente dell'intervento post-catastrofe. Ecco, dovremmo imparare i modelli, diciamo così, più efficaci, ma senza avere una catastrofe che ci determini. L'ultima osservazione riguarda il livello istituzionale. Allora, è chiaro che è stato già detto, e anche la sentenza lo dice, perché il problema dell'incostituzionalità? Perché c'è lo Stato e la Regione, materia concorrente l'urbanistica, ma poi c'è il Comune. Allora, che il Comune sia l'ultima istanza rispetto alla trasformazione del territorio, lo è perché in Lombardia la norma lo prevede, ma non è sempre stato così. Vi ricorderete tutti che i piani regolatori venivano approvati dalla Giunta regionale fino alla legge del 2005. Quindi non è sempre stato così. È una scelta che io condivido, perché come ho detto che bisogna dar fiducia al progetto, bisogna anche dar fiducia all'amministrazione locale. Però è chiaro che bisognerà fare un po' di ordine, perché se continua, come è anche giusto, insomma, a legiferare la regione, ma poi c'è sempre la coerenza con la norma dello Stato, che peraltro evolve molto più lentamente, e poi c'è anche il problema della potestà del comune, che è giusto salvaguardare, ebbene, allora bisogna anche però mettersi d'accordo sul livello istituzionale. Ma qui il professor Gorlani sicuramente, se vado avanti, potrebbe inorridire, quindi mi fermo. Ecco, se posso permettermi una cosa abbastanza semplice, visto che consigliere Barucco diceva si possono cambiare alcuni aspetti della norma, e anch'io credo che in base alla prassi sia bene adeguare le norme, sempre con cautela, perché le norme vanno ridotte, non semplicemente trasformate. Se invece di dire che c'è un 20% di incremento volumetrico, c'è un incremento volumetrico che è possibile discutere a livello di singolo comune, oppure anche di singolo intervento, perché dipende dall'intervento il peso che può avere nella mia città, ecco, questo non smentirebbe il principio ispiratore, credo, del 40 bis, ma consentirebbe una flessibilità che va incontro al fatto che, coerentemente con la stessa normativa di Regione Lombardia, perché ripeto, è Regione Lombardia che ha deciso di dare molta importanza ai comuni, non è così in tutte le regioni, allora coerentemente si potrebbe lasciare la possibilità che il comune, sempre in base al principio,
dica quant'è questo incremento, che mi pare essere quello che aveva fatto il Comune di Milano, che aveva ridotto il tempo per la realizzazione rispetto a quello previsto dalla norma. Ecco, su questi tempi, quantità, eccetera, una flessibilità può essere anche salutare. Però, finisco come ho iniziato, la rigenerazione richiede un cambio di paradigma e per farlo sono purtroppo, siccome agiamo, insomma, in un sistema che è top down e che procede dalla norma e poi la applica e non bottom up come in tanti altri paesi, ebbene bisogna che la norma abbia quel grado di flessibilità. Gli usi temporanei è un'altra cosa molto importante, per esempio, è stata introdotta quel grado di flessibilità che consente di partire alle trasformazioni, perché guardate che il non rigenerare non equivale a va bene perché non abbiamo fatto niente, quindi non è successo niente. Così come nella valutazione di impatto ambientale, l'opzione zero non è la migliore sempre, vuol dire spesso lasciare un problema irrisolto. Grazie, è stato evocato, manteniamo l'ordine della locandina di presentazione per tutti i relatori, abbiamo scelto la strada dell'intervento unico, visto la durata dei 10 minuti, quindi a questo ci atteniamo e così non creiamo disparità. E la parola va all'avvocato Mario Gorlani, interessante ascoltare il suo punto di vista, dato che è docente, ma è, non so se dire anzitutto, ma è contestualmente anche un legale che ben conosce questa materia, quindi ci può dire qualcosa di specifico anche dal versante legale rispetto all'applicazione e alle eventuali problematiche che si trovano le amministrazioni e gli operatori privati. A lei la parola, avvocato Gorlani. Grazie, dottor Baffelli, grazie alla Fondazione Cogime per questo invito. Indubbiamente su una tematica di grande attualità e di grande interesse e che si trova anche a vivere questa singolare coincidenza con la pubblicazione dell'ordinanza del TAR Milano che la rende ancor più attuale, ancor più significativa. Io ricordo che l'anno scorso, il 25 settembre del 2020, in università abbiamo organizzato un convegno su questa legge. L'avevamo organizzata per la verità già a febbraio del 2020, dopo siamo caduti nel primo lockdown e quindi l'abbiamo dovuto posticipare a settembre. Un convegno che a cui peraltro parteciparono alcune delle persone che sono oggi presenti, che organizzammo con l'Ordine degli Architetti, con l'Ordine degli Avvocati, con altre istituzioni, che suscitò un grande interesse sia per la prospettiva in sé. È chiaro che oggi parliamo, quando parliamo di rigenerazione urbana, parliamo di un tema chiave dell'urbanistica dei nostri territori, sia anche perché la legge 18, di cui, dico subito al consigliere Barucco, anch'io condivido la bontà degli intendimenti e degli obiettivi che si pone, in realtà poneva e pone una serie di dubbi interpretativi applicativi che avevano bisogno e hanno tuttora bisogno di essere sciolti, anche se devo dire che gli uffici della regione stanno facendo uno sforzo assolutamente apprezzabile e condivisibile da questo punto di vista. In quell'occasione noi già sollevammo, più di uno dei relatori sollevarono nell'occasione del nostro convegno del 25 settembre il problema che poi il TAR Milano ha adesso portato all'attenzione della Corte Costituzionale, e ovvero il problema di una il rischio di un'eccessiva rigidità di queste norme nello scendere dal livello legislativo sulla pianificazione comunale, che finiva con il creare delle difficoltà ai comuni e nel limitare eccessivamente l'autonomia dei comuni nella loro pianificazione. È un tema, per la verità, su cui la Corte Costituzionale si era già pronunciata proprio su quella su quella legge sul consumo del suolo. Si ricorderà il consigliere Barucco la sentenza 179 del 2019, che aveva in qualche modo
detto alla regione che doveva far salva una maggiore autonomia dei comuni e che oggi il TAR Milano ripropone all'attenzione della Corte sostanzialmente sullo stesso filone, sulla stessa linea interpretativa, perché in effetti, giustamente, come è stato ricordato, non è stato il governo a impugnare in via principale la legge davanti alla Corte Costituzionale, come pure avrebbe potuto fare. Il governo non ha ravvisato, almeno non lo ha fatto nella lettura che gli uffici legislativi fanno delle leggi promulgate e pubblicate alla regione, non ha ravvisato un contrasto con i principi fondamentali della legge statale. È invece il TAR che ha colto un aspetto che riguarda più che il rapporto con la legislazione statale, proprio il profilo dell'autonomia amministrativa dei comuni, perché alla fine l'esigenza che va salvaguardata o che forse richiede una certa attenzione è di mettere nelle mani sì dei comuni uno strumento di semplificazione, di flessibilizzazione per poter intervenire sul patrimonio dismesso, ma senza costringerli a delle conseguenze in termini di densificazione del tessuto già edificato, di irrilevanza delle destinazioni urbanistiche, per cui posso finire col trovarmi delle situazioni urbanistiche del tutto eterogenee una a fianco all'altro, proprio in ragione delle conseguenze di questa legge che possono essere in qualche modo complicate poi da gestire. Per cui credo che la rimessione alla Corte della Costituzione, alla Corte Costituzionale di questa legge non debba essere interpretata né vissuta come una sconfessione della legge, che non merita di essere né sconfessata né bocciata, ma piuttosto come un invito a trovare, lo ricordava il Rettore poco fa, una migliore sintesi fra questo obiettivo di carattere generale che va nella direzione di incoraggiare strumenti di riqualificazione delle nostre città, dei nostri territori, con invece una capacità dei comuni di decidere poi dove effettivamente vale la pena di fare questo tipo di interventi, dove invece questi interventi non possono essere ammessi perché comporterebbero appunto delle conseguenze urbanistiche, quindi sociali ed economiche, che non vengono ritenute accettabili. Quindi credo che questo sia l'aspetto che richiede, che merita una certa attenzione e che forse richiederebbe anche da parte del legislatore regionale un'anticipazione rispetto ai tempi del giudizio di costituzionalità. Mi permetto di ricordare che il giudizio di costituzionalità ha un orizzonte di circa un anno. Nel frattempo il 40 bis è sostanzialmente congelato, in realtà forse qualche possibilità di applicazione c'è comunque, però attendere l'esito della sentenza di costituzionalità significa nel frattempo bloccare, congelare o comunque rendere incerto tutta una serie di esigenze applicative all'articolo 40 bis che forse invece andrebbero immediatamente riattivate. E questo credo che, immagino che a livello di uffici regionali sia un tema di riflessione. Per il resto chiudo con davvero un'ultima battuta, perché effettivamente i minuti poi volano in un attimo. Diciamo che questa legge fa il paio e prosegue quello che dicevamo prima, la scelta del 2014 sul contenimento del consumo di suolo. È chiaro l'indirizzo generale del legislatore regionale, ma non solo di quello lombardo, di scoraggiare o limitare le opportunità di usare nuovo suolo non edificato, indirizzando gli sforzi anche economici verso la riqualificazione del tessuto urbano, con una normativa, ripeto, che alla fine sceglie come strada per ottenere questo obiettivo lo strumento delle deroghe, lo strumento degli incentivi economici. Forse il vero strumento che la normativa richiede, più che deroghe e incentivi economici,
è quello di una semplificazione procedimentale che spesso avvertiamo come un ostacolo rispetto agli obiettivi di trasformazione urbanistica. La nostra legislazione urbanistica per fare una variante richiede fra i 6 e i 9 mesi, per fare una revisione generale dello strumento urbanistico richiede 1 anno e mezzo. Sono tempi che spesso e volentieri sono difficili da gestire rispetto alle esigenze che poi appunto il territorio esprime. E quindi su questi aspetti credo che meriti di essere fatta una riflessione e un approfondimento ulteriore. Per il resto credo di aver consumato il mio tempo e quindi restituisco la parola. È stato esattamente nei tempi, bravo Avvocato Gorlani. Introduco Antonio Rubagotti, che è della Commissione Urbanistica dell'Ordine degli Architetti. Premetto che spesso e volentieri tutti, io per primo, definiamo appunto Ordine degli Architetti, in realtà la dizione corretta è architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, e credo che questa sottolineatura in qualche maniera avrà una motivazione nell'intervento dell'architetto Rubagotti, e probabilmente troveremo anche una sorta di link tra la centralità della dimensione progettuale che richiamava prima il rettore Tira, con una centralità appunto della pianificazione urbanistica e territoriale, se pensiamo in specie a realtà come la Franciacorta, perché c'è anche un convitato di pietra di cui non abbiamo ancora parlato, ma credo si possa dire che si tratta dell'ambiente, perché poi questi interventi incidono uno via l'altro sulla composizione globale dell'ambiente in cui siamo inseriti. È così, Antonio Rubagotti? Saluto e ringrazio tutti per l'occasione. È esattamente così, nel senso che innanzitutto io sono architetto, perché sono del vecchio ordinamento, ho i capelli bianchi, quindi sono sia architetto che pianificatore, che conservatore, che paesaggista, quindi sono molto fortunato. Però effettivamente la nostra disciplina è sfaccettata e ha portato anche a una nomenclatura del nome dell'ordine più complessa. Però effettivamente la riflessione sui rapporti tra progetto, pianificazione e paesaggio, ma anche conservazione, sono dei temi molto complessi e forse sono la nuova frontiera. Molte cose di cui mi ero preso alcuni appunti in questi giorni e di cui parlo da un anno a questa parte, dopo l'uscita della legge 18, che ha oggettivamente sparigliato le carte nel nostro lavoro quotidiano. E sono stati in qualche maniera già anticipati principalmente dal professor Tira e dal professor Gorlani. Due citazioni, parlava di frustrazione fervida del mestiere, sono cose di cui volevo parlare anch'io, perché sono effettivamente due parole che rappresentano bene la situazione che viviamo. Innanzitutto io mi pongo come non a un livello, voglio dire, di discussione scientifico-accademica, ma a livello di urbanista condotto, come rubando la definizione di un amico, di un collega cremonese. L'urbanista condotto è colui che, come nel mio caso, deve a dei clienti, alcuni amministratori sono collegati e abbiamo fatto insieme il lavoro della declinazione della legge 18 sul territorio comunale, perché è assolutamente oggettivo che i principi sono del tutto condivisibili, così come è assolutamente oggettivo che è figlia della legge 31. È, diciamo, il contrappasso della legge 31. La legge 31 dice: non fai consumo di suolo, recuperi l'esistente, e la 18 incentiva e aiuta al recupero dell'esistente. Però questa situazione in cui appunto mi pongo, faccio pochi minuti e cerco di portare un disagio, una parola un po' grossa, però diciamo una difficoltà che come professionista e come urbanista condotto mi trovo a svolgere quotidianamente, è proprio quella di un quadro normativo che è
iperattivo in Regione Lombardia, al contrario di un immobilismo completo del legislatore nazionale. Quindi siamo anche in questo frullatore in cui le leggi continuano ad aggiornarsi secondo principi del tutto condivisibili, ma alla fine ci troviamo proprio in una difficoltà anche quasi oggettiva nel declinare quello che è il nostro mestiere, che è quello poi dell'applicazione delle norme rispetto agli obiettivi delle amministrazioni. Lavoro quasi esclusivamente per le amministrazioni pubbliche, quindi mi pongo da questo punto di vista. È come se noi stessimo navigando sostanzialmente in un mare in tempesta con degli scogli affioranti, ma abbiamo delle carte nautiche che non sono aggiornate, quindi stiamo di volta in volta schivando le possibili incagliamenti che la normativa ci pone. Secondo me è fondamentale, questo il professor Tira l'ha anticipato prima, fare in termini estremamente semplicistici e quindi banalizzando, ma serve per capire come stiamo lavorando. Io sono 25 anni che faccio questo lavoro, ho iniziato a farlo con la 51, dal 75, quindi c'era il concetto di standard e di zoning, quindi avevo dei parametri da rispettare. Poi sono arrivata la 23, la 97, forse ce la ricordiamo, la 1 2001, che ha iniziato a toccare la questione della dotazione di standard, già argomento toccato. È arrivata poi la 12. La 12 introduce i famosi piani di seconda generazione, quindi la separazione tra la parte strutturale e programmatica e quella operativa. Ma fondamentalmente, e anche qua mi scuso per la banalizzazione, ma che serve per far capire un concetto, la 12 si basava su un sillogismo fondamentalmente, o almeno è stata applicata. Non è vero che la 12 si basava su quello, ma l'applicazione della 12, basta vedere quello che è successo dal 2005 a 5 anni fa nei nostri territori, fu un sillogismo che diceva plusvalenza immobiliare della trasformazione urbanistica di un'area, applicazione di uno standard, famoso standard di qualità aggiuntivo che tutti noi abbiamo imparato a conoscere in questi anni, dotazione al comune per la realizzazione di opere pubbliche. Questo era il sillogismo. Nel momento in cui si è spezzato il meccanismo, cioè è venuto a mancare il presupposto principale, cioè la plusvalenza immobiliare della trasformazione urbanistica, il giocattolo in qualche maniera si è rotto. Si è rotto e è arrivata la 31, che anche qua sempre in termini provocatori, ma è una legge che ho apprezzato da subito, io chiamo una constatazione amichevole, nel senso che ha preso atto di una situazione, non ha governato una situazione. E da lì è poi arrivata la 18, che sostanzialmente, anche qua iperbanalizzando, dice tutto quello che è esistente dismesso con criticità è giusto recuperarlo, quindi io ti incentivo in tutte le maniere, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista economico, con gli sconti sugli oneri, al recupero sull'esistente. Però le criticità della 18, quindi la mancanza di un confine preciso tra il concetto di norma e di deroga, che non è il concetto di eccezione, su cui magari dico due parole alla fine, l'eccezione non è la deroga, la limitazione della potestà pianificatoria del comune, di cui si è già parlato, sono tutti aspetti che noi abbiamo affrontato. Penso di poter essere accusato di tutto se non di non aver provato ad applicarla. La legge 18 con un grano salis l'abbiamo fatta, e anche perché le prime indicazioni era, io lavoro per i comuni piccoli, quindi tutti i comuni sotto i 20.000 abitanti, applicazione dell'articolo 11 e articolo 40 bis, esclusione per motivi paesaggistici l'applicazione della norma, perché la norma è sostanzialmente un progetto edilizio di recupero che diventa norma urbanistica, essendo in deroga completa sia dal punto di vista quantitativo che morfologico sul PCT. Quindi questo era il meccanismo più semplice, perché proprio per un problema di ferri del mestiere che non sono più adeguati, e su questo due parole le vorrei aggiungere. E quindi la 18 ci ha messi tutti in un frullatore con disposizioni normative nazionali che risalgono al 42 o al 68, normativa comunque generale, la legge urbanistica del 2005, la 12, che ha dei principi, la 31 che ha introdotto la divieto di consumo di suolo, la 18 che mi va completamente in deroga, quindi capire l'applicazione e l'applicabilità di questa norma, cercando di disinnescare possibili e inevitabili discrasie che si possono creare,
porta a una profonda confusione dal punto di vista operativo e oltre che poi disciplinare, magari scientifico e magari anche culturale alla fine della fiera. E questa confusione si basa su un concetto che è quello dell'astrazione, perché alla fine la norma della 18 è una norma prestazionale, astratta, ed essendo astratta si spalma in maniera indifferenziata su un territorio che non è indifferenziato, che ha bisogno di essere pianificato, di essere letto, di essere curato. Ed è questo il vero problema che si sta, secondo me, in qualche maniera palesando. Io tendo a non usare quelli che io chiami mantra, riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana, resilienza, che sono parole che hanno un loro significato, ma che spesso vengono utilizzate senza un concreto collegamento sulla la loro efficacia. Sono appunto degli slogan, dei mantra ripetuti dove tutto va bene. Non è esattamente così. La pianificazione e l'urbanistica in quanto disciplina, che in certi momenti mi viene a pensare che è quasi una lingua morta, perché come facciamo a pianificare, questa è una grande sfida, in questa situazione normativa complessa, con delle trasformazioni così repentine e senza una revisione che è assolutamente auspicata, e anche il nostro ordine, la consulta regionale, continuiamo a sottolineare questo aspetto. Forse è il momento di fermarsi un attimo e ripensare ab origine la legge urbanistica regionale, perché tra legge 31 e legge 18, la legge 12 ha necessità di essere rivista nei suoi fondamenti, che poi diventano gli strumenti e i ferri del mestiere con cui noi tutti i giorni dobbiamo avere a che fare e dare le risposte al sindaco e all'assessore all'urbanistica. Alla fine ci troviamo in questa situazione, a cui si è aggiunto altro aspetto importante, o si aggiungerà brevissimo, l'adeguamento del PTR alla legge 31, quindi la individuazione e la riduzione della soglia di consumo di suolo, ma non solo, anche i criteri qualitativi, eccetera, eccetera. Ma tutto si sta veramente trasformando in norme molto astratte, in cui ci sono algoritmi che devono risultare inferiori a zero, che ci sono tabelle da compilare, e in cui si perde, in questa così un po' deriva normativistica, l'approccio sul territorio. La 18 ha fatto una cosa importante, non solo, anche tutto quello che sappiamo, l'articolo 11, 40 bis, il 40 ter, il 51 bis, gli usi temporanei, l'indifferenza funzionale quanto vogliamo. Ha aggiunto alla 31 la definizione di rigenerazione territoriale, che non è la rigenerazione urbana. Forse è il momento, e in questo momento non so se parlo più da urbanista condotto da Franciacortino, io sono da 25 anni, vivo e lavoro a Brescia, ma mi accorgo che non sono un cittadino, ma non lo sono, e poi vi leggo tre parole alla fine, così proprio per lasciarci con qualcosa di bello rispetto alle cose che ho detto fino adesso, che magari non lo sono poi così tanto. Ed essendo Franciacortino, quando mi capita di pianificare, di lavorare su territori che conosco bene, il mio paese o paesi che sono molto vicini comunque al territorio della Francia Corta, mi accorgo che non è più come una volta che, se vi ricordate, c'era la zona A era rossa, B era marrone, C era gialla, D era viola, F era azzurro verde e il resto era vuoto. La zona E era bianca, era il ritaglio tra il confine comunale e il resto delle zone. Era una zona non pianificata, non veniva tenuto conto, era una riserva da erodere. Forse in questo momento, alla luce della 31, con il divieto di consumo di suolo, con il concetto di rigenerazione anche territoriale, non solo urbana, una visione allargata della pianificazione che non è solo riferita al costruito, ma è riferita al territorio e quindi al paesaggio complessivo, è forse necessaria. Faccio a volte un esempio che dico, forse dobbiamo entrare sempre nella logica di rifondare la nostra disciplina, perché di questo non abbiamo bisogno, di entrare in una camera oscura, cioè dobbiamo vedere il territorio in negativo rispetto a quello che abbiamo sempre visto e cominciare a ragionare. Mi duole doverle chiedere di arrivare con il messaggio positivo. Secondo me è fondamentale. Chiudo dicendo che io non sono un cittadino e forse parlo più da Franciacortino che da urbanista. Mi sono riletto Pavesa in questi giorni, un bellissimo suo romanzo, che dice a un certo punto
un paese ci vuole non forse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Lo trovo meraviglioso e penso sia conclusione buona del piccolo intervento. Vi ringrazio. Ottimo, sicuramente. Ricorderemo anche grazie a questa chiosa i concetti che ci ha trasferito, che meriterebbero naturalmente lunghe riflessioni, e oggi non ci sono consentite queste riflessioni. Ora la parola passa a Fabio Rizzinelli, ingegnere, imprenditore edile, quindi ben conosce la materia, interviene nella sua veste di vicepresidente di ANCE Brescia. A Fabio Rizzinelli chiederei proprio qual è il punto di vista degli operatori, di chi si trova tra le esigenze del committente, le esigenze del comune, le norme e la necessità di poter fare un lavoro, e mai come in questi anni, e soprattutto ANCE Brescia sta dimostrando di avere una visione per cui non è quella del vecchio costruttore che vuole in qualche maniera, in tutte le maniere possibili, utilizzare terreno, ma appunto rigenerare, ricamare. Mi piace molto il cucire a cui ha fatto riferimento recentemente Renzo Piano per sistemare i territori e le città. Grazie Baffelli, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito, ovviamente, che abbiamo accolto in maniera assolutamente positiva. Un ringraziamento da parte mia a nome dell'associazione del presidente dell'Ossi. Il tema è certamente complesso, ma su cui anche noi come costruttori siamo assolutamente sensibili. Mi riallaccio a quello che diceva prima il professor Tira, dove dice che è da tanti anni che si parla di rigenerazione. Io sono in associazione ormai da 25 anni e ricordo di aver iniziato a sentire rigenerazione urbana anch'io 25 anni fa. Condivido anche con quello che diceva il professor Tira, che evidentemente, nonostante se ne parli da tantissimi anni, in realtà ad oggi una reale rigenerazione non siamo ancora riusciti a metterla in campo. Del resto, adesso non sto a dare numeri percentuali o statistiche, ma credo che sia noto a tutti come il patrimonio immobiliare italiano sia per la stragrande maggioranza un patrimonio immobiliare realizzato nel dopoguerra, anni 60, anni 70. Nessun dubbio quindi che anche noi abbiamo colto in maniera assolutamente positiva lo spirito, come già hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, che sta alla base, voglio dire, di questa legge regionale, quindi il rispetto e il continuare sull'evitare consumo di suolo, la riqualificazione, il green, l'ambiente e quant'altro. Sono d'accordo con l'architetto Rubagotti, però, che il rischio è sempre un po' quello che poi queste cose rimangano un po' slogan e operativamente poi si faccia fatica a tradurle in operatività vera. Dico questo perché negli anni, comunque sia, a prescindere dalla legge regionale, mi pare evidente che lo spirito di andare a lavorare sul costruito e non sul terreno, anche a vari livelli, sia stato portato avanti. Voglio dire, il tema delle detrazioni fiscali che ormai da alcuni anni consentono di ristrutturare immobili con dei vantaggi fiscali è certamente quello che ha consentito anche al nostro settore in anni assolutamente difficili, la dico così, di restare a galla. Gli ultimi dati dell'anno scorso però iniziano ad essere in controtendenza, cioè iniziamo ad avere dei dati, e questo ce lo dice sia il CRESME che l'ultima analisi congiunturale della nostra associazione a livello nazionale, un calo percentuale degli interventi di ristrutturazione e rigenerazione, poi insomma a seconda di come la vediamo, su interventi più piccoli o su interventi di scala un po' più grande. È evidente che questo dato è certamente influenzato dalla pandemia in corso
È evidente che questo dato è certamente influenzato dal fatto che a seguito della pandemia è stato fatto questa norma nazionale super bonus 110%, per cui ad oggi quello che ha generato è stato spesso e volentieri un fermarsi su tutta una serie di attività di rigenerazione e ristrutturazione in attesa degli ultimi chiarimenti su questa norma. Ma io credo che sia anche un po' il segnale che probabilmente, pur se se ne parla da tanti anni, lo strumento giusto poi per la rigenerazione vera del costruito non è ancora stato trovato. Ecco perché ovviamente sui principi di base di questa legge regionale noi l'abbiamo sin da subito come associazione condiviso. Capisco le problematiche che nascono e che possono nascere in singoli territori, devo anche dire che però, senza entrare nel merito delle dispute giuridiche in cui ovviamente non sono in grado, fermo restando che siamo tutti curiosi poi di capire questo ricorso come andrà a finire, però devo anche dire che mi preoccupa, se non ho capito male, quello che ha detto l'architetto Rubagotti prima, cioè che a fronte del fatto che la norma consente ai comuni sotto i 20.000 abitanti di decidere quanto e come applicare questa norma, se non ho capito male, dall'architetto Rubagotti mi sembra di capire che praticamente tutti i comuni sotto i 20.000 abitanti ad oggi hanno sostanzialmente escluso di poterla utilizzare. Non so se ho capito bene o meno. Se fosse così è chiaramente preoccupante, perché se ragioniamo sulla provincia di Brescia è evidente che allora tutti condividiamo i principi di questa norma, pur con le eventuali possibilità di correzione. Adesso ho capito bene il tema di cui parlava prima il professor Chira, la difficoltà magari di avere un numerino, il 20%, applicabile a tutti gli interventi su tutti i territori. Capisco benissimo ed è comprensibile, quindi magari un ragionamento di correzione a questo punto di vista, ma la cosa che ci preoccupa molto è certamente se invece il 98% dei comuni hanno deciso, in quanto sotto i 20.000 abitanti, di non prendere in considerazione neanche i principi buoni che ci sono in questa norma. Perché il rischio è che, se fosse così, non ragioniamo di correttivi o di dialoghi o di condivisione per correggere gli eventuali errori, ma ragioniamo di muro contro muro, il che significa continueremo a parlare di rigenerazione senza metterla in pratica. Uno dei temi che a noi è piaciuto molto come spirito è quello della premialità. Diceva bene prima il professor Chira e condivido, voglio dire, mi viene da sorridere anche a me da costruttore, senza dimenticare che spesso e volentieri i costruttori sono anche operatori, spesso e volentieri, quindi ci viene da sorridere quando siamo obbligati a andare a fare le verifiche dei calcoli degli oneri con quelle norme che sono un po' passate. Ciò detto, importantissimo e condivido la possibilità di sedersi e valutare la qualità progettuale, la sostenibilità economica dell'operazione, dell'intervento, non lo dico solo dal punto di vista dell'operatore, ma la sostenibilità per tutti gli attori coinvolti, quindi il territorio, oltre che chi interviene economicamente. L'importanza della progettazione, consentitemi di dirmi che come attori principali, tra i principali della trasformazione del territorio, per noi come associazione da anni sottolineiamo l'importanza anche della qualità, non solo della progettazione importantissima, ma del costruire, e non tanto e solo la qualità del costruire, l'oggetto immobile, ma anche delle modalità con cui si arriva a costruire. Voglio dire, noi abbiamo portato avanti in questi anni tutta una serie di protocolli di legalità con i vari comuni della provincia di Brescia, proprio per cercare di elevare anche la visione del modo di costruire, del modo di intervenire sul territorio.
L'auspicio nostro da questo punto di vista, e poi chiudo perché vedo che Adriano inizia a guardarmi male, spero di non essere stato troppo lungo, l'auspicio nostro è che ci siano tanti tavoli come questi in cui è possibile confrontarsi, e la nostra associazione è sempre a disposizione per confrontarsi su questi temi fondamentali, importanti. Dicevo, l'auspicio è quello però, e la speranza è che non si intromettano, la dico proprio chiaramente, all'interno di questi confronti che devono entrare nel merito, anche che non si intromettano magari delle posizioni più ideologicamente politiche, che secondo noi farebbero il male di tutti. Interessante questa testimonianza appunto di un operatore, e quindi si misura quotidianamente con le leggi, con le norme. Anche qui mi spiace Fabio, i temi sono veramente tanti, questo aspetto di una qualità che è legata anche alla legalità, alle modalità con cui si interviene, intendendo anche il contratto che viene applicato ad esempio per i lavoratori, è un tema che naturalmente merita tanti altri approfondimenti, ma ci sarà naturalmente occasione. Grazie per questo contributo. È stato citato prima dal consigliere Barucco, e parlo del dottor Sergio Perdiceni, che è funzionario della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia e che, come anticipava Gabriele, è indubbiamente una delle figure tecniche che in Regione Lombardia meglio conosce la legge. Quindi credo abbiamo l'occasione per chiedere a Perdiceni un po' il cammino di questa legge, naturalmente stando nei 10 minuti, e quindi un altro piccolo miracolo, cosa è stato di questa legge dal 2019 ad oggi, quali sono, visto che anche tutti i partecipanti non sono per forza esperti in assoluto del settore, quali sono gli aspetti principali da evidenziare all'esterno e quali provvedimenti recenti la legge in qualche maniera ha favorito. Grazie. Grazie a voi. Più che altro sono rimasto uno dei pochi forse che si occupa, perché ci stiamo riducendo un po' sempre più al lumicino, no? E quindi di necessità virtù. No, i temi toccati sono stati veramente tanti, e sarebbe bello poter parlare di tutto quello che è stato messo sul tavolo. Volevo solo fare, senza tornare troppo sul discorso della sentenza TAR e rimando alla Corte Costituzionale, però un paio di chiarimenti secondo me meritano. Questa sentenza, quello che sarà poi il pronunciamento finale della Corte Costituzionale, tocca un solo articolo della legge, quindi ricordiamo bene questo. La legge è molto più pervasiva nella 12 e non riguarda solo l'articolo 40 bis o l'articolo 40 ter. Quindi oggetto della discussione in questo momento è questo articolo, che finché, come è stato già detto, non ci sarà un pronunciamento finale, per noi, per il momento, è comunque pienamente vigente e applicabile. È evidente che questo elemento ha portato un po' di sconcerto e un po', insomma, di dubbi, no, sull'applicabilità della norma. Questo elemento del TAR in realtà è stato l'ultimo, diciamo, cronologicamente, che è andato a toccare l'articolo 40 bis, perché è sicuramente un articolo particolarmente innovativo, particolarmente impattante, che ha destato le attenzioni di molti, no? Le cose le avete anche lette sui giornali sicuramente. Quindi che ci fosse già in qualche modo in animo di quantomeno di ragionarci sopra, c'era già questa intenzione, no? Sicuramente se ne sta parlando. Non è un compito mio, avendo io un ruolo tecnico, non politico, evidentemente, quindi casomai il mio problema sarà quello di tradurre quelle che saranno le indicazioni che verranno, no? Ed è probabile, insomma, che anche sulla questione tempistica è stato detto forse è meglio non aspettare il pronunciamento finale, ma muoversi per tempo. Noi adesso
a seguito delle proroghe che sono state concesse, ovviamente per causa della pandemia, insomma, per venire incontro alle esigenze dei comuni che erano oggettivamente bloccati, abbiamo questa data del 30 di aprile, che è la data entro la quale i comuni dovranno determinare l'individuazione di questi edifici critici, cioè di questa della fattispecie regolata appunto dall'articolo 40 bis. Ripeto, non sono io a decidere, però insomma non escluderei che qualche cosa possa avvenire entro quella data, sarebbe probabilmente auspicabile. Anche l'ultimo intervento che è stato fatto dal dottor Rizzinelli, no, quando si preoccupava, riprendendo quanto detto dall'architetto Rubagotti, sulla possibilità per i comuni sotto i 20.000 abitanti di escludere l'applicazione degli incentivi. Questa è una disposizione che è nell'articolo 40 bis, quindi sarebbe un'esclusione limitata a quell'articolo, perché, ripeto, tutto l'altro pacchetto che è contenuto nella 12 come modificata dal 18 di incentivi non è toccato. Quindi ci sono molti altri aspetti che noi abbiamo inserito su quello che viene definito sull'edificato esistente e che noi abbiamo regolato con le delibere pubblicate ad agosto scorso, che sono proprio quelle che regolano l'applicazione dell'incentivo fino al 20% piuttosto che dello sconto sul costo di costruzione. Quelle non vengono toccate, quindi sono norme attualmente in vigore. Ora, il tema che mi pongo e che è stato toccato più volte è proprio quello dell'aspetto progettuale, che io riporto a livello della pianificazione. Quello che mi sembra di intuire dai primi atti che cominciamo a vedere, perché purtroppo l'applicazione della norma ha subito chiaramente un rallentamento. L'intento era quello che fosse una norma efficace con maggiore incisività da subito, poi siamo stati in qualche modo costretti appunto a diluire un po' l'efficacia della norma per effetto di quello della crisi sanitaria. Però quello che mi sembra di scorgere è che secondo me i professionisti che accompagnano i comuni dovrebbero invece aiutare i comuni nella loro decisione, è quello di utilizzare questa legge a compartimenti stagni. Cioè noi abbiamo messo a disposizione una cassetta degli attrezzi, no? È stato termine usato, forse abusato, che si è aggiunta sostanzialmente a tutta una serie di strumenti che c'erano già nella legge. Alcune cose sono state sostituite, ma la maggior parte sono cose aggiunte, sono strumenti in più. Si è parlato del 51 bis, il 40 bis, il 40 ter, l'articolo 8 bis, quindi sono una serie di strumenti che sono stati messi a disposizione dei comuni. Ecco, ho l'impressione che si tenda ad utilizzarli singolarmente. No? Ogni volta viene approcciato il problema rispetto all'applicazione di un articolo. Secondo me, dal mio modesto avviso, è un errore un approccio fatto in questa maniera. Se uno prende in considerazione le possibilità che sono messe in gioco dalla legge nel suo complesso, cioè all'interno di un ragionamento più complessivo, allora forse riesce a intravedere un progetto un po' più ampio a livello di piano. Spesso ci è stata posta la domanda: ma io negli ambiti della rigenerazione, così come previsto dall'articolo 8 bis, posso lo stesso prevedere e individuare l'edificio da 40 bis? Cioè, qui non c'è un'esclusione a utilizzare una cosa o quell'altra. Secondo me vanno utilizzate invece proprio insieme. Cioè, il progetto legato ad un piano comunale deve essere affrontato con tutti gli attrezzi a disposizione, usandoli in contemporanea, usandoli nella maniera che serve, nel momento che serve. Quindi farsi un quadro generale e non prendere, adesso prendo la DGR che regola l'incentivo volumetrico da articolo 11 e decido
quali aree escludere dall'applicazione, dove non concedere le deroghe morfologiche, quali edifici sì, quali edifici no, se non ho un ragionamento complessivo, se non ho individuato per esempio gli ambiti appunto della rigenerazione che avranno una loro storia, quindi può darsi che io lì possa decidere di non applicare determinati criteri regionali incentivanti, perché possono non essere compatibili con quello che è il mio disegno per l'ambito di rigenerazione. Quindi l'invito che mi viene da fare è un po' questo, cercare di non ragionare sui singoli provvedimenti comunali come se fossero disgiunti uno dall'altro, ma invece cercare di farsi un'idea più complessiva. Questa visione globale quindi è il consiglio, la riflessione insomma che consegna ai sindaci del territorio, credo che potrà essere utile e senz'altro la approfondiranno. Come abbiamo più volte riconosciuto, è veramente spiacevole dover interrompere questi interventi così considerevoli e ben argomentati, ma ai noi davvero il tempo non ci consente di fare di più. Grazie per questa testimonianza e appunto per questa riflessione, questo richiamo, una visione olistica e quindi un tema che sarà senz'altro da riprendere, quantomeno per il territorio della Franciacorta. Il dottor Riccardo Davini, che è il direttore dell'area territorio della provincia di Brescia, e se ben ricordo se ne sta occupando da molti anni, è un conoscitore approfondito di questa materia, della nostra provincia, del nostro territorio, quindi credo abbiamo l'occasione, visto anche il richiamo in questo caso non in termini di contrapposizione ma di funzionalità e di circolarità ai vari livelli anche istituzionali, in questo caso la provincia è un po' più vicina ai comuni e sicuramente conosce meglio il territorio locale, quindi ci può dire credo anche come sta andando nei comuni, come hanno applicato questa normativa e qual è insomma il suo punto di vista e il punto di vista della provincia. Prego, dottor Davini. Sì, grazie. Buonasera. Grazie Fondazione Cogeme per il gradito invito. Io farei una breve panoramica su come si stanno proprio muovendo i comuni bresciani e in particolare in merito all'individuazione degli ambiti di rigenerazione, che è una parte che abbiamo visto della politica di rigenerazione voluta dalla Regione Lombardia. Ecco, i comuni coinvolti, sulla base delle informazioni che noi abbiamo a tutt'oggi, sono 17, quindi si tratta della meno del 10% dei comuni bresciani, che sono 205. Un primo aspetto che possiamo mettere in luce esaminando le varie deliberazioni che abbiamo letto che si riferiscono alla individuazione degli ambiti di rigenerazione riguarda il tema della partecipazione. Ecco, sappiamo che la legge prevede che la individuazione degli ambiti avvenga tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli operatori interessati. Ecco, quindi una norma che dice forse qualcosa di più rispetto alle disposizioni già esistenti nella legge 12 che parlano di possibili altre forme di pubblicità e partecipazione. E qui abbiamo visto che abbiamo la classica pubblicazione di un avviso largo pretorio sul sito internet, in qualche caso una sezione dedicata, ma poco di più. Cioè non compaiono in queste deliberazioni dei riferimenti a ulteriori particolari forme di coinvolgimento preventivo, incontri, dibattiti, tavoli di lavoro. Cioè fermo il limite indotto dalla pandemia, la sensazione è che non sia stata colta del tutto la necessità di avviare percorsi maggiormente coinvolgenti i possibili operatori interessati alla rigenerazione. Addirittura sui 17 comuni, 7 comuni non hanno ricevuto alcuna segnalazione o proposta dall'esterno.
alcuni comuni quindi non ricevendo segnalazioni addirittura concludono sostenendo che appunto non v'è ragione di prevedere ambiti di rigenerazione nel rispettivo territorio, altri comuni invece si muovono diversamente e individuano d'ufficio le aree della rigenerazione. Però anche chi riceve delle segnalazioni ne riceve poche generalmente. Qualcuno veramente pochissime, una e due, chi ne riceve di più siamo nell'ordine di 15, ma sono miste segnalazioni per ambiti di rigenerazione e segnalazioni per edifici che si vorrebbero assoggettare a interventi del 40 bis. Per quanto riguarda poi l'individuazione poi degli ambiti di rigenerazione, senza citare naturalmente tutti quelli che abbiamo letto, ma ne prendo tre o quattro rapidamente, v'è chi individua degli ambiti di rigenerazione e identifica anche delle azioni incentivanti ulteriori rispetto a quelle che sono previste dalla legge. Ad esempio abbiamo l'identificazione di uno sportello dedicato come un punto di accesso preferenziale per gli operatori interessati ad acquisire informazioni che verrebbe gestito in coordinamento con l'ufficio patrimonio. L'abbattimento fino al 50% delle spese di istruttoria, anche questa è una possibilità che viene praticata, la possibilità di presentare progetti per stralci funzionali. Poi abbiamo un altro comune che richiama tutte le segnalazioni e le proposte intervenute e dichiara che per tutti gli immobili ricadenti in alcune zone urbanistiche del proprio territorio è possibile attivare interventi di rigenerazione urbana e interventi di recupero del patrimonio edilizio dismesso. Sono zone ampie, cioè il NAF, gli edifici aggregati storici esterni al NAF, edifici agricoli o non agricoli in zona agricola. Però qui si dichiara infine che in sostanza non vengono individuati degli ambiti di rigenerazione veri e propri e non vengono indicate le forme di semplificazione e incentivazione possibili, cioè si dice che c'è questa possibilità ma non viene bene sviluppata in questa deliberazione. Poi abbiamo comuni che identificano sulla scorta di una metodologia di analisi territoriale e applicativa dei criteri normativi un po' più strutturata delle aree di potenziale rigenerazione, concludendo in ordine all'identificazione entro queste aree di veri e propri ambiti di rigenerazione rispetto ai quali beh un'indicazione ma solo orientativa di possibili azioni incentivanti e di semplificazione. Un altro comune, e concludo con la panoramica, individua 22 ambiti di rigenerazione urbana e territoriale e predispone per ciascuno delle schede sintetiche ma di facile comprensione che ne individuano le caratteristiche alla luce dei criteri legislativi. E approva anche un regolamento ben strutturato, munito di un apparato definitorio e improntato all'osservanza di alcuni principi generali, fra cui quello della sostenibilità ambientale, come canone di esercizio del potere discrezionale in materia di attuazione degli interventi di rigenerazione. E poi indicando una serie di incentivazioni sulle quali non mi soffermo, alcune anche interessanti che vanno oltre quelle che sono normalmente previste dalla legge. Le prime conclusioni che si possono trarre, che non sono conclusioni, ma sono è la percezione di alcune criticità, dalla prima lettura di queste delibere del Consiglio Comunale. Cioè la percezione è quella di una sostanziale difficoltà dei comuni nell'avviare questa specifica azione di politica della rigenerazione. Le criticità sono la bassa percentuale di comuni
che si sono attivati, come abbiamo visto, meno del 10%. E certamente l'epidemia ha condizionato l'attività, ma la sensazione è che alcuni comuni possano avere letto la norma più come un ulteriore adempimento burocratico che come occasione importante per leggere con attenzione il proprio territorio e avviare un percorso concreto di riqualificazione. Poi abbiamo certamente un'azione partecipativa poco incisiva, come abbiamo visto, che sembra tradire però la forte preoccupazione di poter perdere il treno dei finanziamenti, questo soprattutto dai primi comuni che in estate si erano attivati prima delle proroghe che la Regione ha dovuto introdurre. La scarsa risposta dei soggetti potenzialmente interessati, anche qui in certe realtà territoriali addirittura non sempre, tra l'altro quelle più marginali, la risposta è stata davvero nulla. E la possibile commistione tra fattispecie, cioè tra ambiti della rigenerazione e interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè qui mi riferisco soprattutto alla non chiara distinzione tra le due azioni, anche se è ben possibile che vengano applicate entrambe, come giustamente diceva il collega Perdiceni. Poi la disomogeneità nella metodologia di individuazione degli ambiti di rigenerazione. Non sempre questa individuazione è supportata da analisi approfondite a causa dello scarso tempo a disposizione o per il fatto che ci si è basati su segnalazioni non predisposte probabilmente da professionisti. Tuttavia suscita perplessità la individuazione di intere zone urbanistiche quale ambiti di rigenerazione e poi anche parrebbe la possibile individuazione di fabbricati dismessi in aree agricole cui assegnare funzioni produttive, quindi funzioni che generalmente non sono compatibili con le destinazioni agricole. Quindi resta sullo sfondo il non chiaro discrimine fra legittimi contenuti delle azioni di rigenerazione e varianti APGT che pure non possono essere apportate attraverso la manovra della identificazione degli ambiti di rigenerazione. Poi c'è il tema delle tipologie e della misura degli incentivi, che sono le più varie, ma si pone spesso il tema della sussistenza del potere di determinare ulteriori incentivi rispetto a quelli già previsti nella norma di legge e di identificare gli eventuali limiti a questo potere comunale. E un altro tema, a mio avviso, è quello della mancanza di valutazioni ambientali preliminari. Noi conosciamo la verifica di VAS, la VAS, e qui certamente non siamo di fronte a delle varianti dello strumento urbanistico, ma certamente vi sono delle novità che possono avere comunque una possibile incidenza urbanistica di un certo rilievo e quindi interessante probabilmente l'enunciazione come principio generale da parte di un comune della necessità del rispetto del principio della sostenibilità ambientale. E forse qui c'è anche il tema della mancanza di un confronto con altri soggetti pubblici che non è previsto dalla legge, ma forse il tema è più ampio, è quello della necessità probabilmente di approfondire attraverso tavoli di lavoro, attraverso confronti come quello di oggi con i comuni, proprio questa tematica che deve essere approfondita probabilmente maggiormente con le amministrazioni comunali, soprattutto quelle più piccole che non sono dotate di uffici tecnici, diciamo così, probabilmente adeguati. Ho concluso, pare di capire, grazie per il suo intervento, dottor Davini, che al netto dell'annus horribilis della pandemia ci siano comunque delle necessità di approfondimento per rendere operativo questo strumento, soprattutto per i piccoli comuni. Il problema poi è sempre quello del personale, della conoscenza, delle modalità, dei tempi, insomma, problemi che si rincorrono più volte sulle varie tematiche, ma credo il merito di questo incontro è anche quello di far emergere situazioni come queste, non per una critica in sé sterile, ma proprio per una possibilità di intervenire e migliorare lo strumento e renderlo poi funzionale rispetto appunto alle necessità dei territori, delle imprese, dei comuni.
Come da programma sono previsti eventuali interventi, naturalmente dato l'orario pochi e brevi, visto che praticamente tutti i relatori sono ancora presenti, se i sindaci del territorio che stanno assistendo a questo webinar volessero porre dei quesiti, hanno l'occasione di farlo. Sì, se posso. Marco Franzelli, prego. Sì, buonasera a tutti. Siamo a Franca, per chi non lo sapesse. Grazie Adriano. Buonasera a tutti e complimenti ancora a tutti i relatori per la loro illustrazione, che devo dire è stata veramente precisa e molto esaustiva nei contenuti. E ringrazio anche Fondazione Cogem per aver organizzato insieme a tutti ovviamente e gli altri attori questo importante momento di riflessione. Una domanda, visto che il territorio poi regionale è un territorio vasto e quindi molto articolato anche nel suo essere, in questo caso nella fattispecie anche la provincia di Brescia sappiamo che è molto variegata, passiamo le zone delle valli sino alla bassa bresciana, quindi ecco, questo è l'articolazione poi di questo normativa regionale, devo dire che è stata importante, e poi anche a livello normativo si è cercata di calarla il più possibile nella singola specificità. Ad oggi però questo tipo di normativa, visto che sono nati tanti spunti, tante riflessioni, in primis condivido l'aspetto ovviamente di poter valutare, come diceva anche il consigliere regionale, la possibilità di creare questi piccoli aggiustamenti, quindi dare un mandato pieno a noi amministratori, quindi alle singole amministrazioni locali, eventualmente di calibrare ulteriormente le opportunità anche di riduzione o di incremento, poi le premialità che si possono ovviamente dare in base alle singole specificità territoriali e quindi ai singoli interlocutori o comunque portatori di interesse che si affacciano alle nostre amministrazioni. Una riflessione, così i relatori potranno magari chiarirmi questo aspetto. A fronte di un aggiornamento, di un nuovo strumento urbanistico che il mio comune vuole adottare, quindi da una fase proprio di inizio di nuovo PGT, quali potrebbero essere gli aspetti da valutare, quindi come potrebbe incastrarsi ad oggi questa legge regionale all'interno proprio di questa nuova pianificazione, così da creare un tuno e calare sulla nostra realtà queste due opportunità a livello normativo, quindi la legge 12 e quindi poi la legge regionale 18, in modo che si possa amalgamare questo strumento normativo all'interno della pianificazione urbanistica, perché questo è lo scopo della normativa come rigenerazione urbana e territoriale, e dico a fronte già di una rivalutazione urbanistica del nostro territorio, come ci potrebbe incastrare, diciamo, le due tematiche. Chi vuol rispondere dei relatori? Ciao, Adriano. Do una parziale risposta. Io ho dovuto staccare il video perché ho problemi, se no altri di collegamento. Allora io ho detto che probabilmente si necessiterà di qualche aggiustamento, non sono entrato nello specifico di quali aggiustamenti, nel senso che oggettivamente riprendo anche l'intervento di Perdiceni, il 40 bis dà comunque un potere alle amministrazioni comunali di poter fare delle scelte. Detto questo, vediamo, nel senso oggettivamente il richiamo alla Corte Costituzionale permette sempre, nello spirito con cui questa legge, ripeto, è stata condivisa dall'assessorato
dell'assessore Foroni ancora prima di arrivare in commissione con ANCI e tutte le associazioni di categoria. Quindi questa volontà di rimetterci al tavolo comunque c'è e ci sarà. Non sono entrato nel merito di quali sono gli aggiustamenti, però ho premesso che lo scheletro di questa legge, che è dato anche da un articolo coraggioso, mi... Gabriele, ti abbiamo perso. Vediamo nel frattempo se torna l'audio al consigliere Barucco. Riporto una richiesta di un'imprenditrice che chiede, l'imprenditrice Giovanna Frusca: in caso di cambio di destinazioni d'uso, il PGT prevedeva una riduzione del volume. Questa norma dà la possibilità di sfruttare tutto il volume attualmente esistente? E poi rende ancora più esplicito il quesito, sostenendo che la società possiede un immobile produttivo in zona di completamento residenziale. Verrebbe demolito e ricostruito, e l'attuale PGT prevede un indice specifico che è inferiore al volume attualmente esistente. Applicando la legge 18, ci sarebbe la possibilità di sfruttare tutto il volume esistente? Allora, dico due cose molto veloci. Sì. Allora, non è semplice rispondere a quesiti così puntuali, così specifici, perché il rischio di non avere tutti gli elementi di valutazione è molto alto. Noi abbiamo, e quindi do una risposta un po' più di carattere generale, la modifica che noi abbiamo introdotto alla 18 serviva sostanzialmente ad agevolare l'invarianza o comunque il passaggio da alcune funzioni ad altre. Oggettivamente l'articolo 51 che è stato riscritto è piuttosto complesso da capire, ne siamo coscienti. Tra l'altro, riprendendo velocissimamente uno spunto sul confronto con le amministrazioni comunali, devo dire che noi il tentativo di far capire il più possibile questa normativa l'abbiamo fatto anche in collaborazione con ANCI, col quale abbiamo iniziato un percorso con una prima giornata a febbraio dell'anno scorso, doveva avere una tempistica molto più ravvicinata per i motivi che abbiamo già detto più volte, si è dilatata nel tempo, ma attraverso con ANCI abbiamo fatto proprio un lavoro di confronto con le amministrazioni comunali, ma soprattutto con i tecnici comunali, cioè con quelli che più direttamente si trovano ad applicare la normativa, raccogliendo una quantità di quesiti veramente notevole. Abbiamo fatto 4-5 incontri e c'erano mediamente 300-400 tecnici collegati. E il tutto è poi sfociato anche in una pubblicazione che è stata fatta da ANCI, che quindi potete trovare anche sul sito di ANCI, che dà una prima restituzione di quali sono i punti di maggiore criticità e sui quali si sta già riflettendo in termini di poter apportare qualche miglioria. Quindi siamo già orientati in questa maniera. Rispetto al quesito specifico, noi abbiamo dato alcune disposizioni che agevolano il passaggio da una funzione all'altra. Poi è chiaro che il comune mantiene la sua potestà rispetto alla pianificazione. Quindi se c'è un tema di riduzione di volumi va visto un po' più attentamente, e non escluderei che quello resta, diciamo, nella potestà delle scelte dell'amministrazione. Poi che ci sia un più facile passaggio da una funzione ad un'altra, questo era l'intento della legge, questo sì. Però veramente rispondere a quesiti così specifici riportati è veramente, veramente difficile. Comprendiamo. Ci sono altri quesiti? Sono un breve intervento. Sindaco, buonasera a tutti. Gianluca Cominassi, sindaco di Castagnato. Prego, sindaco. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per l'interessante discussione. Una breve sensazione da parte di un sindaco di un medio piccolo comune quale quello di Castagnato. Noi abbiamo deliberato tutto quello che era possibile in termini di rigenerazione urbana, seguendo quindi un po' quelle che erano le indicazioni di Regione Lombardia, grazie all'intraprendenza e alla dinamicità dell'assessore
all'urbanistica Mazzetti, che tra l'altro sta seguendo l'incontro, e alla consulenza dell'architetto Rubagotti, che anche lui è stato uno dei relatori e ha supportato il nostro ufficio tecnico. Io è un po' questo che mi ritrovo, sul quale mi ritrovo a riflettere, cioè tutta la selva di provvedimenti, se non ricordo chi faceva accenno, che si stratificano a vari livelli, quindi una normativa nazionale che è ingessata non va avanti, quella regionale che va avanti con una certa invece intraprendenza, e poi il far coerenziare tutto questo. Lo dico, è una cosa banale quella che dico, però l'osservatorio dal comune è un po' questo. Tante volte io vedo degli imprenditori che cercano di intraprendere e invidio la loro costanza nel cercare di portare avanti quello che è il loro sogno, progetto, perché le risposte della pubblica amministrazione sono sempre lontane, anni luce rispetto alla realtà che ci sta fuori. Quindi io non so se moriremo di burocrazia, però capisco le riserve da mettere perché i processi poi non siano, non partano in un modo e giungano in un modo completamente opposto, però mi chiedo se noi tante volte facciamo un servizio nei confronti degli enti terzi, portatori di interessi. Ripeto, tante volte, mi pare fosse Gorlani, l'avvocato Gorlani, che citava le lungaggini per una variante o altri procedimenti amministrativi. Insomma, noi dobbiamo fare un po' i conti con questa cosa, cioè per noi magari legiferare vuol dire, e capire cosa viene legiferato da altri livelli e coerenziare, armonizzare il tutto, diventa già una bella impresa. E poi si devono dare risposte agli interlocutori del territorio, e quindi tante volte, come dire, i principi sono buoni, ma non otteniamo dei risultati corrispondenti ai principi che mi pare qui stasera tutti condividiamo, quindi la rigenerazione, la riduzione del consumo di suolo, eccetera, eccetera. È una considerazione banale, ma è molto vera. Cioè, noi dobbiamo legiferare perché poi qualcuno recepisca e mette in pratica. Diversamente i procedimenti non giungeranno, non daranno gli effetti sperati. Grazie. Grazie anche per questo contributo. Se non ci sono altre domande, possiamo naturalmente salutare e ringraziare tutti i relatori per il loro professionale e interessante apporto, e darci appuntamento per prossime occasioni di approfondimento su queste tematiche che abbiamo visto appassionano, interessano, riguardano la vita dei cittadini, degli enti, degli amministratori, delle collettività. Buona serata a tutti. Buonasera, grazie. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie a tutti dalla Fondazione Cogeme, buona serata. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera a tutti.